Buongiorno a tutti amici di Radio Derby Web e Derby TV, noi siamo sempre a Radio 100% solo musica emergente. In questo caso in collaborazione con Lotus Music abbiamo, posso dire, il nostro esordio a livello di DJ, nel senso che abbiamo sempre detto che noi i DJ ci piacciono, ma ci piacciono quei DJ che sono anche musicisti, perché ci deve essere comunque un lavoro artistico dietro, un lavoro di cultura anche musicale, senza nulla togliere a nessun DJ. Difatti abbiamo Klaus e Mael, ma allora Klaus, ho paura di sbagliare l'accento, è tutto adesso che stavo attento, ma tu hai sempre pronunciato perfettamente Klaus Dokupil, quindi sei stato bravo. Ok, grazie, grazie. Allora, raccontateci un pochino come è nata questa passione per la musica e soprattutto come mai sei diventato un DJ musicista, se c'è una delle due parti che ha la prevalenza. Allora, io sono musicista, lo dico perché prima di essere DJ, appunto, senza offendere nessuno, l'excursus a 17 anni ho cominciato ad avvicinarmi in maniera più pratica al pianoforte. Sono figlio d'arte perché mio padre lavorava in questo ambiente, lo seguivo spesso quando suonava in giro e quindi da lì un po' la passione prima del pianoforte, cominciare a suonare cover, il gruppo e poi iniziare a scrivere pezzi miei. Il DJ, bella domanda, perché da musicista DJ? Oggi le mie canzoni sono musica elettropop e pop dance, questo comporta che non ho un gruppo alle spalle e il DJ mi permette attraverso quel palcoscenico in quei locali di poter farmi conoscere e far passare la mia musica che è adatta per quel canale. Però sono un autore a 360 gradi perché quando mi chiedono di scrivere una canzone anche di un altro genere io ci provo e poi ai posteri l'ardua sentenza. Infatti ti abbiamo visto anche in un brano che poi riproporremo in cui tu appunto suonavi il pianoforte a testimonianza di questa doppia vocazione. In questo momento sei presente insieme a Mael. E tu invece, Mael, che cosa ci racconti? Vuoi raccontare come vi siete conosciuti anche artisticamente? Perché è una bella storia, quasi da libro cuore, anzi da libro nota, direi. Beh, in realtà è stato un fatto, diciamo. Ero a Venezia, a casa di amici, e cantavamo, suonavamo ad una festa privata e Klaus con un amico passava per di là e ha sentito la mia voce e così ha iniziato a suonare campanelli finché alla fine ha beccato quello giusto e ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a collaborare a livello artistico. Comunque impressionante, c'è sempre il suonare in qualche modo di mezzo. In questa occasione abbiamo suonato i campanelli e poi siete finiti a lavorare artisticamente insieme. E qual è il figlio di questa vostra unione artistica? Chi me lo dice dei due? Fairy Tail, assolutamente. Fairy Tail, che è questa canzone elettropop che stavo proprio in quel periodo. Io sono di Venezia, quindi non c'è tanto di strano il fatto che io fossi a Venezia, lo strano è che lei fosse a Venezia non essendo di Venezia, e io stavo cercando di finire la produzione di questo brano ma mi mancava la voce. Io ho tante collaborazioni con altre voci ma non trovavo quella adatta e camminando ho sentito la sua ed era quella adatta, quindi questa è la prima collaborazione. Ma lei mi ha aiutato anche nel brano di Natale che è già preannunciato con altri 6 artisti e poi io ho già un altro progetto musicale in magazzino, diciamo in studio, da proporre per il 2018, sempre cantato da Mael. Noi ovviamente lo seguiremo come Radio Derby Web in collaborazione con Lotus Music, visto che la vostra presenza qua è merito di entrambi. E la tua, Mael, invece, di carriera artistica prima di questo folgorante incontro? Anch'io sono una cantautrice e ho fatto dei brani che trovate su Facebook alla pagina Mael Elisa Meneghello, che è il mio vero nome d'arte, e a breve farò uscire anche un altro singolo, però che è un genere, tra l'altro ho collaborato con Andrea Gallo che ha scritto Eva per Mina e Celentano, quindi insomma, ci sono delle novità. Beh. Un autore importante, hai detto anche che ha lavorato con due personaggi che sono sempre attuali, sempre molto importanti. I tuoi progetti futuri invece, oltre a questo brano che abbiamo fatto insieme, allora, che avete fatto insieme? Progetti futuri ce ne sono diversi, da una collaborazione con degli amici e quindi un altro brano, diciamo non natalizio, però una canzone per bambini, e te ne parlerò appena facciamo il video, che stiamo progettando qualcosa di grande.
e posso dire che sarà cantata da, facciamo una piccola vabbè, lo dico, è che non so se potrei, però dall'uomo gatto che è un personaggio simpatico e ci stava per questo pezzo che andremo a cantare, quindi te ne parlerò all'inizio 2018 probabilmente. Quindi questo è il progetto, poi ci sto realizzando in studio, sto definendo un'altra canzone, si chiama Paris Night, con Donny, un cantante in gambissima, e il video sarà girato questa primavera a Parigi, perché mi sembra ovvio, Paris Night. Diciamo che chi si ferma è perduto, io ho diversi progetti in essere, quando mi propongono qualcosa, se mi piace lo accetto, a costo di portare avanti anche più cose insieme, e infatti non mi fermo mai, però questo mi tiene vivo, no? Certamente, è bellissima una cosa che hai detto, quando un progetto me lo propongono, se mi piace lo faccio, cioè della serie prendiamoci comunque la libertà di scegliere le cose che vogliamo fare, perché alla lunga è quello che paga. Questo praticamente è un messaggio che voglio lanciare a tutti i giovani artisti emergenti, a chi li sostiene. A te invece dove ti possono trovare i nostri ascoltatori su internet? Allora, io ho il mio sito che è www.klausdocupil.com, ho la pagina Facebook, la pagina Instagram, YouTube, SoundCloud, le piattaforme digitali dove sto caricando tutti i miei brani, e quindi sono un po' dappertutto. Quindi Klaus Docupil al mondo ci sono solo io, quindi se ve lo assicuro, ho provato e ho cercato, sono solo io, quindi se cercate mi trovate. Chiaramente a breve tutti i brani vostri saranno in rotazione, quelli col videoclip su Radio Derby Web. Adesso vi siete gustati l'intervista. A questo punto, amici di Radio Derby Web, insieme a Klaus e a Mael, vi auguro una buona visione. Ciao! Ciao a tutti!